Dopo Lecce e con Elchiar squalificato e Di Gennaro fermo per infortunio, il Verona si affida ai fuochi propiziatori del Carnevale. Bagnoli manda in campo Verza e Turchetta e lascia in panchina Bruni e Vignola. Il primo tempo è mediocre. L'unico che emerge realmente è Brigel, sempre potente nello scatto, ma questa volta anche molto lucido come rifinitore. Il Verona tenta soprattutto alcune conclusioni da fuori, di fronte a un Avellino che adotta una tattica tutta di contenimento e che controlla con relativa sicurezza la propria area di rigore. Solo in un paio di occasioni gli irpini si fanno vedere in avanti e il Verona a sua volta fa intravedere la solita difesa non certo ben registrata. Il finale di tempo è tutto di Brigel che prima mette al centro un pallone. Nessuno ne approfitta, la palla termina a Sacchetti, un destro da fuori, la palla va in angolo. Allora Brigel prova a fare tutto da sé, ma Coccia salva sul suo colpo di testa. Nella ripresa l'Avellino perde di lucidità difensiva. Gli incursori del Verona trovano nuovi spazi sulle fasce, Turchetta a destra, Verza sulla sinistra. La prima rete è propiziata proprio da Verza. Una lunga discesa, converge al centro, un doppio rimpallo favorevole che smarca Galderisi. Un attimo di esitazione, poi la rete. È il momento del Verona che con Brigel sfiora il raddoppio. Lo ottiene invece ancora con Galderisi, ma il controllo di palla in velocità e il cross che taglia la difesa sono di Turchetta. Nel finale, come ormai sua consuetudine, il Verona lascia completamente l'iniziativa all'avversario, ma gli irpini, nonostante tutto, non riescono ad approfittarne. Ora sulla partita sentiamo Bagnoli intervistato da Sergio Tazzer. Come siamo in una posizione che siamo né carne né pesce, ti viene il rammarico perché dopo aver sentito certi risultati potevi pensare invece, visto le nostre pretese dell'inizio del campionato, di essere in una posizione migliore, insomma, ecco.